Ciao cari amici del canale Tao Power Life, oggi continuiamo la pratica del Qigong della playlist Stop al mal di schiena per occuparci del benessere della nostra schiena, ma oggi ci occuperemo anche di un esercizio che si chiama oscillazione verticale della schiena per massaggiare anche i nostri organi interni, quindi non solo per sciogliere quindi le tensioni muscolari del tronco, ma anche per massaggiare gli organi interni. Sotto il diaframma abbiamo organi vitali importanti, a destra abbiamo il fegato, al centro lo stomaco e a sinistra la milza. Con questo massaggio andiamo a massaggiare gli organi proprio per la loro salute, anche energetica, perché laddove la parte è sciolta il qi circola meglio, l'organo è nutrito quindi di più energia e funziona a livelli ottimali. Allora faremo un'oscillazione ad onda in verticale e andremo a trattare la zona che va dal perineo, cioè la parte bassa quindi del tronco, fino al diaframma, quindi questa zona qui. Ci aiuteremo attraverso poggiando le mani per sentire il movimento che andrà in avanti, quindi spingeremo la parte lombare verso avanti, spingeremo anche il petto, quindi la parte in avanti, e il petto quindi che si apre, poi il petto andrà in avanti a piegarsi e la parte lombare rientrerà indietro, e quindi faremo questo movimento ad onda in verticale poggiando le mani. Allora, questo è un esercizio che nel caso in cui si hanno avuti o si hanno dolori alla schiena, sia pure benefico, però può essere alleggerito stando noi in una posizione verticale dove le vertebre rischiano di essere, di lavorare eccessivamente, ma in una posizione un po' inchinata, per cui ci si può poggiare su un tavolo, su una sedia, e laddove fa male è importante anche lavorare con la concentrazione. È anche efficace nel Qigong e lavorare con la mente, con l'immaginazione da principio, per poi creare quello scioglimento, perché questo esercizio va non solo a massaggiare gli organi interni della parte quindi anteriore del tronco, ma va a lavorare sulle articolazioni vertebrali. Quindi noi quando andiamo a fare il movimento ad onda lo dobbiamo fare molto lentamente, inspirando ed espirando e sentendo proprio l'articolazione di ogni vertebra che si srotola e poi ritorna al suo posto. Allora, cominciamo l'esercizio. La raccomandazione è di fare piano nei casi in cui si ha il mal di schiena, ma può essere utilizzato tutti i giorni come un ottimo esercizio anche di prevenzione del mal di schiena, di massaggio degli organi interni. Mettiamo la mano sinistra quindi nel basso addome, mettiamo la mano destra nella parte alta dell'addome con il pollice rivolto al plesso solare, e quindi andremo da principio, quindi cominciando dalla parte bassa, a fare il movimento in avanti. Ecco che il petto va in avanti, poi cominciando dal petto cominciamo invece a rientrare in dentro, in avanti, 1 e 2. Piano, 1, rientriamo dal petto, ci incliniamo leggermente, sentiamo il movimento, e 2, sentiamo tutte le vertebre che lavorano, tutte le articolazioni, 1 e 2, lo faremo 10 volte, quindi 5, e andiamo, espiriamo, 6, inspiriamo ed espiriamo, 7, inspiriamo, sentiamo un po' di contrazione, non fa niente, va bene, espiriamo, inspiriamo ed espiriamo, 9, facciamo ancora un'altra, inspiriamo ed espiriamo. Ora, da questa posizione andiamo a fare 10 contrazioni, 10 oscillazioni invece laterali, quindi 1, in questo caso c'è una parte che è contratta e una parte che si scioglie nella parte laterale del tronco, 1, 2, 1, 2, 1,
2 sono 3 e sono 4 e sono 5, ancora inspiriamo, espiriamo, 6 e ancora inspiriamo, 7, 8, 9 e 10. Lasciamo adesso, ci torniamo in posizione eretta, lasciamo andare le mani, andiamo a massaggiare la nostra zona lombare che è lavorato, andiamo a massaggiare un po' anche la parte alta con cui abbiamo lavorato, ancora sciogliamo e finiamo qui la pratica. Stop al mal di schiena col Qigong, questa volta abbiamo lavorato con un movimento verticale della colonna vertebrale, in particolar modo nella zona che va dal perineo, la parte bassa del tronco, fino al diaframma addominale, andando anche a fare un massaggio prima verticale e poi laterale dei nostri organi interni, e sappiamo che in questa zona ci sono moltissimi organi interni, abbiamo detto il fegato, lo stomaco, la milza, ma anche tutto l'intestino e diciamo la vescica e i reni. E se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo, noi ci vediamo con Tao Power Life al prossimo video.